Inizierà il 3 ottobre sul campo di Bisceglie la terza stagione consecutiva in Serie B della cestistica torrenovese. Per l'esordio al Palatorre si dovrà invece attendere il 10 ottobre per la sfida alla blasonata Viola Reggio Calabria. L'ultimo innesto, a pochi giorni dal ritiro precampionato, è stato l'ala classe 2001 Matteo Zanetti, proveniente dall'Andrea Costa Imola. Giocatore futuribile, di grande fisicità e abile sotto le plance, è in grado di prendere tiri anche dalla media e lunga distanza. Nato a Bologna, 193 cm, è cresciuto nel vivaio della Fortitudo e fatto parte dell'Ital Basket Under 16. Si arricchisce così il reparto lunghi a disposizione di coach Maurizio Bartocci, che potrà contare su una squadra giovane e atletica. È già terzo anno di B, in una comunità come Torrenova, 5.000 abitanti, forse meno, e in piena pandemia è un vero e proprio miracolo sportivo. Per questo questa categoria è un patrimonio inestimabile, stiamo facendo di tutto insieme ai super dirigenti di Torrenova di creare un contesto tecnico-tattico importante, certo facendo dei sacrifici economici ma con grande razionalità. Trovare giocatori che hanno accettato di sposare il progetto Torrenova, dei giocatori soprattutto in quintetti importanti, secondo me Donato Vitale in regia e Dario Zucca come interno, insieme alle conferme di Bolletta e Perin, con Thomas Tisley e altri giocatori come Bianco, come Malkic ed altri che man mano stiamo firmando, non per ultimo Matteo Zanetti, secondo me stiamo facendo il giusto mix di fisicità, di gioventù, anche di esperienza che ci permetterà di poter fare bene in Serie B e soprattutto in un girone molto difficile, quello è il D in cui siamo inseriti, squadre tutte del meridione. Non vediamo l'ora di cominciare, sarà un campionato stupendo.